Non sono io se non inizio un video mangiando o bevendo qualcosa. Salve a tutte bellezze e benvenute in questo nuovo video. Oggi volevo portarvi un video che non porto veramente da tantissimo tempo, ossia i promossi e bocciati del periodo. Infatti qui c'è proprio uno scatolone pieno di prodotti finiti, alcuni completamente finiti, altri quasi, e volevo portarvi la mia opinione, la mia recensione, diciamo le mie pagelle, i promossi e i bocciati del periodo. Ho suddiviso i prodotti in viso, corpo e capelli. Quindi direi di iniziare subito con i prodotti viso. Il primo prodotto finito che ho utilizzato praticamente tutto l'inverno è questo detergente scrub anti punti neri 3 in 1 della linea Pure Mint di Vrochet. È un detergente adatto a pelli con imperfezioni, è al 98% di origine naturale. Uno degli ingredienti principali è la menta piperita, proprio per questo si chiama Pure Mint, ma trovo questo detergente aggressivo per la mia tipologia di pelle, perché nonostante sia una pelle mista, è anche una pelle molto sensibile. Mi è capitato di ritrovarmi proprio dei veri e propri rossori sul viso, non rossori dati dallo scrub lì per lì, proprio un rossore persistente sulla pelle, come se la mia pelle non tollerasse alcuni degli ingredienti che contiene questo detergente. Quindi facciamo subito la prova con Yuka. Ora vi faccio vedere cosa dice l'app di questo prodotto. Mettiamo il codice a barre. Perfetto. Secondo Yuka, questo detergente scrub di Vrochet è un prodotto eccellente. Ma secondo Wendy, questo prodotto, raga, è bocciato. Preferivo di gran lunga la versione scrub anti-punti neri a base di semi di albicocca, sempre di Vrochet, ma della linea Sebo Vegetal Pure. Quella è la mia linea Yves Rocher preferita, non ho mai avuto problemi, non ho mai avuto irritazioni, rossori, levigava la grana della pelle, teneva sotto controllo il sebo, le lucidità, i punti neri. Questo prodotto, raga, per me è assolutamente bocciato. Abbiamo iniziato col botto, oggi sarò spietata. Passiamo ora alla maschera gel purificante Pure Mint di Vrochet, fa parte ovviamente della stessa linea, e anche qui ho avuto lo stesso problema. Questa maschera gel è sempre a base di menta piperita bio. A questo punto credo che l'ingrediente che non tollera la mia pelle sia la menta piperita, non c'è altra spiegazione. Sono 30 ml di prodotto, all'interno c'è. Non l'ho finita proprio perché mi ha irritato troppo la pelle. Ha un ottimo profumo di menta, sembra quasi un dentifricio, e anche la consistenza è quella di un dentifricio in gel. Dà subito una sensazione di freschezza a tutto il viso, ma io non l'ho potuta tenere in posa per più di 2 minuti perché sentivo bruciare troppo e dopo averla risciacquata avevo delle vere e proprie ustioni sul viso, non sto scherzando. Non passavano neanche con l'acqua fresca. Ho dovuto mettere una crema lenitiva al pantenolo per farmi passare il bruciore e il rossore. Questa maschera per le pelli sensibili è assolutamente bocciata. Io ho la pelle sensibile e ho avuto questa brutta irritazione bocciatissima. E ci tengo a dire che adoro Yves Rocher, però ovviamente non tutti i loro prodotti fanno al caso mio, quindi io parlo sempre per quanto riguarda la mia tipologia di pelle, la mia esperienza personale. Passiamo ora a questa crema, sempre di Vrochet, linea Sebo Vegetal. Come vi dicevo prima, la linea Sebo Vegetal Pure mi piace tantissimo. Di quella linea, infatti, ho provato la lozione purificante, lo scrub 3 in 1, ho provato la crema anti-imperfezioni 4 in 1, però ho voluto provare anche questa crema che è la Zero Difetti per pelli miste e grasse. Parliamo sempre della mia tipologia di pelle. Allora, cosa posso dire su questa crema? È rimasta pochissima sul fondo, ha un odore molto leggero e gradevole di, sembrerebbe quasi di tè verde. Non so, sento odore di tè verde io qua dentro. Questa crema ha una consistenza corposa, ma si stende bene sul viso, si assorbe subito, non unge, anche perché all'interno contiene polvere di tè boreale che va ad assorbire il sebo e tiene sotto controllo la lucidità. La trovo una crema valida per quanto riguarda il tenere sotto controllo la lucidità. La consiglio come crema giorno, anche come base trucco se si ha la pelle grassa, tendente a lucidarsi molto.
Non la consiglio assolutamente chi ha la pelle secca o una pelle normale perché va appunto ad asciugare abbastanza. Non la consiglio assolutamente sul contorno occhi e non la consiglio assolutamente come crema notte. Diciamo che se ne fate un utilizzo moderato come crema giorno, base trucco, su pelli grasse, attenzione, potrebbe fare al caso vostro. Per quanto mi riguarda, l'ho trovata poco idratante, essendo appunto una crema che va ad assorbire il sebo, quindi dà questa texture matte, va anche a levigare i pori, devo dire, però non mi dà quella sensazione di benessere sul viso, di idratazione. Sinceramente la trovo una crema adatta più alla stagione estiva che a quella invernale. Infatti d'estate si suda, fa caldo, i pori si dilatano facilmente, io almeno ho la pelle più oleosa d'estate rispetto all'inverno, quindi come crema giorno per l'estate la potrei dargli la sufficienza. Non mi sento di bocciarla come gli altri prodotti, però non mi fa impazzire. Infatti penso che dopo averla utilizzata, insomma è quasi finita, non la ricomprerò. Non mi ha soddisfatta al 100%, quindi diciamo che questa cremina la promuovo con la sufficienza, ma non la ricomprerei. Passiamo ora ad un'altra linea, sto parlando dell'acqua di Rose Roberts, che è una linea che adoro. Già vi sto facendo capire le mie preferenze. È uno struccante viso-occhi, è adatto a pelli delicate, all'interno abbiamo estratti di rose nobili, non contiene parabeni e saponi. Questo latte detergente va soltanto a sciogliere il make-up. Solitamente non sono un amante del latte detergente, preferisco utilizzare acqua micellare oppure anche una doppia detersione per andare a sciogliere il make-up, però devo dire che questo latte detergente di acqua di Rose Roberts non è male, perché scioglie il make-up delicatamente, va massaggiato un po' ovviamente, non è una cosa immediata, ed è adatto a pelli delicate, a pelli sensibili come la mia, perché appunto non irrita, non brucia, ha un aroma gradevole che è il classico della linea acqua di Rose Roberts. Quindi devo dire che se utilizzato per sciogliere bene il make-up, massaggiandolo bene con le mani, io preferisco con le dita anziché con il dischetto di cotone, e poi andando a detergere il viso con il vostro detergente abituale, lo trovo un ottimo prodotto. Sono 200 ml, fino ad ora sono anni che utilizzo la linea acqua di Rose Roberts, non mi ha mai deluso. Questo prodotto per me è promosso. Della stessa linea ho provato la crema idratante, ci sono varie linee ovviamente anche per quanto riguarda le creme, io ho utilizzato la linea idratante, è adatta a pelli normali o miste, ecco, la adoro, anche se l'inci magari non è il massimo, ad esempio Yuka fa preferenze, raga, perché mi dà il Pure Mint come un prodotto eccellente, vi faccio questo esempio, in realtà a me irrita molto la pelle, e poi magari la crema di acqua di Rose Roberts ci dà un punteggio un po' più scarso, sicuramente a causa dell'inci, che non è una linea verde, ecco, lo sappiamo tutti che la linea acqua di Rose Roberts non è una linea verde, non è una linea green, però io devo dire che personalmente mi sono trovata sempre benissimo, non unge, si assorbe subito, è confortevole, dà quella sensazione di idratazione. Devo dire che anche questo mix tra crema e gel, non so, però a me sul viso piace tanto la sensazione confortevole che mi dà questa crema, quindi per me è strapromossa. Per quanto riguarda il tonico, sono abbastanza indisciplinata perché non è un prodotto che utilizzo sempre. Ha un pallino arancione. Sono consapevole appunto che l'inci di questo prodotto non è bio, però ripeto, anche il tonico, come tutta la linea, non irrita la pelle, mi lascia quella sensazione di freschezza. Non so, è uno di quei prodotti che ho sempre utilizzato e mi sono sempre trovata bene. La linea acqua di Rose Roberts la utilizzava mia nonna quando ero piccolina, infatti ho questo ricordo legato a lei, che la sera appunto si picchiettava il tonico sul viso, e forse sarà anche per questo che io adoro la linea acqua di Rose Roberts, c'è una componente emotiva. Comunque, anche il tonico per me è strapromosso. Passiamo ora ad un altro prodotto. Sto parlando dello struccante bifasico di Sien, che fa parte della linea permanente del marchio. Come tutti i bifasici ha due parti all'interno, adesso non lo vedete perché ovviamente è finito. Tra l'altro sono felicissima di girare questo video
perché sono mesi che mi porto questo scatolone qua dentro pieno di prodotti vuoti. Vabbè. Prima dell'utilizzo va agitato in modo che le due parti, quella liquida e quella oleosa, si vadano ad amalgamare bene. È un prodotto che promette di rimuovere anche il trucco waterproof senza strofinare. Allora, l'Inci è eccellente sia secondo l'app ma anche secondo me. Devo dire che rispetta molto la pelle ed è vero che non si fa fatica a rimuovere il make-up. Almeno io ho provato mettendolo su un dischetto di cotone. Ovviamente non vado a strofinare in questo modo, ma appoggio semplicemente il dischetto sugli occhi, nel caso degli occhi o delle labbra, lo lascio in posa in modo da rilasciare bene il prodotto sulla pelle e poi piano piano con una passata vedo che porta via gran parte del make up. Quindi devo dire che per il prezzo che hanno questi prodotti, perché diciamo che Sien è un marchio low cost, fa ciò che dice, per me è assolutamente promosso. Vedete che non sono poi così cattiva, sto dando anche dei bei voti, dai. Sempre del marchio Sien, qui abbiamo la crema rigenerante notte a base di calcio, collagene, Q10 e olio di argan. Allora, di tutte le creme che trovate alla Lidl, questa è una delle migliori in assoluto, tant'è che va sempre a ruba, ogni volta che io vado per prenderla non la trovo mai, cioè le altre le trovo ma questa no. È quella con il tappo viola, è una crema corposa, densa, non va ad ingrassare ulteriormente la mia pelle, perché comunque mettendola di notte ha un'azione rigenerante sul viso, un ottimo odore, è confortevole. Non ve la consiglio assolutamente né come crema giorno né come base trucco, perché appunto, ripeto, ha questa consistenza bella corposa, proprio da crema da notte. Poi è ricca di ingredienti che si trovano nella maggior parte delle creme molto costose, delle creme anti-rughe. Prevenire è meglio che curare per quanto mi riguarda, quindi io la utilizzo ormai da un paio d'anni. Per me questa crema è strapromossa. Altra crema Sien della linea Avena Bio, sarò sincera, per quanto in questo caso l'Inci sia molto buono, ve lo dico subito, qui sull'app ce lo dà come all'86% un prodotto eccellente. Ma per quanto sia eccellente io non mi sono trovata così bene, infatti ne è rimasta ancora un po'. Allora, l'odore è buono, delicato, di tutta la linea, insomma, all'avena di Sien. Un odore che ricorda un po' le mandorle dolci, non so per quale motivo. Purtroppo questa crema mi va ad ingrassare troppo. Infatti qui ci dice che è una crema viso giorno anti-age e al contrario di questa, che anche se è una crema corposa da notte non mi crea alcun problema, questa mi ha fatto uscire un sacco di brufoli. Quindi appena ho visto spuntare i primi brufoletti ho smesso immediatamente di utilizzarla. Però, siccome è una buona crema, ovviamente per il viso, raga, per me è bocciata, la sto utilizzando come crema mani e devo dire che come crema mani è molto valida. Però non è, diciamo che non nasce con questo utilizzo, è un mio modo di non sprecare il prodotto, perché comunque mi dispiace. Stiamo parlando comunque di una crema all'avena bio e quindi perché non metterla sulle mani come crema idratante? Per quanto riguarda il viso, bocciata. Ultimo prodotto viso, poi passiamo ai prodotti per il corpo. Qui ho la crema Hydra Vegetal di Yves Rocher. Allora, anche questa diciamo che non ha un Inci verde, però devo dire che è leggera, idratante, la potrei paragonare quasi a quella di Acqua di Rose Roberts, perché appunto ha questa texture leggera tra crema e gel, indicata per pelli da normali a miste, quindi non va ad ingrassare, ma dà quella sensazione di idratazione e di comfort alla pelle, quindi sì, questa la promuovo. Per quanto riguarda i prodotti corpo, qui abbiamo il bagno schiuma latte d'avena dell'Angelica. Secondo me, per quanto riguarda la qualità prezzo, è un buon prodotto. L'app Yuka ce lo dà come un prodotto addirittura 0%, quindi scarsissimo, io non so per quale motivo. Infatti vi sto dando le mie personali opinioni, perché se stiamo all'app non dovremmo usare nessun prodotto. Questo bagno schiuma non contiene parabeni, non contiene paraffina, non contiene siliconi ed è senza OGM, quindi io devo dire che al di là di tutto ciò ha una fragranza molto delicata, gradevolissima, lascia la pelle morbida, una consistenza cremosa, fa una delicata schiuma, rispetta la pelle, non so, io mi sono trovata molto molto bene con questo bagno schiuma
e vi dico la verità, lo ricomprerei. Tra l'altro sono 500 ml di prodotto, quindi vi dura un bel po'. Stando alla mia personale esperienza, per me questo bagnoschiuma è promosso. Passiamo ora al sapone liquido all'arancia e rosa di Sien, lo trovate sempre alla Lidl. Raga, questo è uno dei saponi liquidi più buoni che io abbia mai provato per quanto riguarda la fragranza. Ovviamente questo sta al gusto personale, a me è piaciuto veramente tantissimo. È a base di ingredienti pregiati, infatti qui dice che c'è una fragranza fruttata e floreale, sarà quello che mi è piaciuto veramente tantissimo. Sono 500 ml di prodotto. Per quanto mi lavo le mani io, spesso i saponi mi vanno a seccare, a disidratare, scusate, non mi veniva la parola, e mentre questo mi lasciava comunque la pelle morbida, questo aroma di rosa fruttato, non lo so, buonissimo, che vi rimane sulle mani, quindi questo prodotto per me è strapromosso. Passiamo ora a questo deodorante di Malizia, che è il Secret Mask. La fragranza di questo Malizia ricorda tantissimo Acquolina di Pink Sugar, dolcissimo, a me fa impazzire. Ovviamente un po' come tutti i deodoranti di questo genere, non spruzzatelo a 2 cm dalla pelle, soprattutto per quanto riguarda le ascelle. Io ad esempio, ripeto, avendo una pelle delicata un po' su tutto il corpo, soprattutto sotto le ascelle, mi si creano delle irritazioni dovute spesso anche al sudore, quindi ho bisogno di prodotti delicati. Allora, stando a questo, sicuramente un deodorante spray non è delicato, almeno questo di Malizia è alcolico, brucia, se avete le ascelle delicate brucia, però utilizzato un po' così, forse un pochino ne è rimasto, ok, io lo utilizzo praticamente così sui vestiti. Quando esco lascio la scia, questa cosa mi piace moltissimo. Non è impegnativo perché appunto è un deodorante, non persiste come il profumo, però lascia un aroma gradevole. Non macchia, cosa importantissima, perché non contiene quelle particelle di talco e quindi non va a macchiare i vestiti, tranquilli. E in più ha questo aroma dolce che io adoro. Per me è promosso, ma non da utilizzare a stretto contatto con la pelle. Altro prodotto corpo è questa crema di Sien, la Classic 48 ore di idratazione. Vi dico subito che questa è stra promossa, sia per quanto riguarda l'inci, che è ottimo. Sono 250 ml di prodotto, l'ho utilizzata fino all'ultima goccia. Ha un aroma piacevolissimo, la consistenza è densa ma non troppo, ricorda tantissimo la Nivea, solo che ha un inci di gran lunga migliore di quello della Nivea. È meglio questa della Nivea, ve lo posso garantire. Lascia la pelle morbida, idratata. Secondo me questa crema non ha stagione, io l'ho utilizzata anche come dopo sole l'estate per lenire la pelle, la utilizzo durante l'inverno dopo il bagno, indicata soprattutto per chi ha la pelle molto secca. E se vi capita di andare alla Lidl, questa la dovete assolutamente prendere. Passiamo ora a questo sapone liquido dei Provenzali al burro di karité, anzi all'olio di karité, indicato per tutti i tipi di pelli. Sono 250 ml di prodotto, anche qui abbiamo un aroma delicato, buono. È un prodotto al 100% vegano, non contiene parabeni. Io adoro i Provenzali anche perché non testa su animali, rispetta l'ambiente, è già l'etica del prodotto, mi piace. La formulazione è a base di olio di cocco arricchita con olio di karité. Infatti è un sapone che non fa moltissima schiuma, o meglio, se la fa, fa una schiumetta molto delicata. È un sapone oleoso che rispetta moltissimo la pelle, dice che è per tutti i tipi di pelle, ma io lo consiglio perché ha la pelle molto sensibile e delicata. Straconsigliato, promosso al 100%. E sempre dei Provenzali abbiamo l'olio di karité indicato per viso e corpo. Io sinceramente non mi sono mai sentita di mettere un olio sul viso, a meno che non debba fare una doppia detersione, in quel caso utilizzerei l'olio per struccarmi. Questo personalmente non l'ho mai utilizzato sul viso, ma soltanto sul corpo, soprattutto su pelle umida appena usciti dalla doccia, però l'utilizzo maggiore io l'ho fatto post depilazione, quindi dopo aver fatto la ceretta andavo a mettere sulle gambe l'olio di karité, devo dire che andava a lenire la pelle, che è una meraviglia. Poi comunque dopo essersi depilate con le gambe belle lucide fa la sua figura quest'olio, ed è arricchito con vitamina E, che va anche a stimolare i collageni e migliora l'elasticità della pelle. Ripeto, adoro i Provenzali sia per la loro etica che per i loro prodotti. 100% promosso.
Ultimo prodotto corpo, poi passiamo ai prodotti per capelli. Ho questa crema sempre di Sien. Questa sapete che non mi ricordo se è una linea fissa oppure è stata una linea che hanno messo per un periodo. Comunque sto parlando della crema mani all'olio d'oliva. Io adoro i prodotti a base di oli e ho una fissazione per le creme mani. Ne ho provate veramente tantissime. Questa però non mi ha soddisfatta al 100%. Io utilizzo la crema mani soprattutto l'inverno perché è il periodo in cui si screpolano di più. La consistenza è bella densa, corposa, ma nonostante questo non mi dava nessun tipo di sensazione di idratazione alle mani. È stato un po' come mettere della glicerina. Io penso che sia anche a base di glicerina, sapete? Ripeto, è una crema densa, sembra chissà che cosa, ma poi quando la mettete sulle mani è un'idratazione fittizia, non è confortevole, non saprei, non la ricomprerei sinceramente. L'ho provata, per me questa crema è bocciata. Scusate, pensavo di aver finito, invece mi era rimasto ancora un prodotto, ho guardato nella scatola e c'è questa crema idratante per il corpo. Come dicevo, adoro utilizzare creme corpo appena uscita dal bagno e dalla doccia. Questa qui è della BioPoint, è una crema arricchita con microsfere, quindi stimolano la microcircolazione delle gambe, del corpo in generale. Contiene acido ialuronico e estratto di pappa reale e orchidea. Allora, devo dire che di questa crema mi è piaciuto tantissimo l'aroma. Lascia un profumo persistente sulla pelle che non avete idea. Ogni volta che l'applicavo praticamente profumavo anche tutti i vestiti, perché ha un aroma molto molto deciso e forte di fiori, molto fiorito. Le microsfere stimolano appunto la microcircolazione, non ha un inci top, sono sincera. Sono 300 ml di prodotto, però salverei soltanto l'aroma di questa crema, ma non mi ha fatto impazzire. La promuovo con la sufficienza, proprio perché ha questo aroma meraviglioso, però in quanto idratazione non è il massimo. Ora finalmente possiamo passare ai prodotti per capelli. Iniziamo subito con la crema Styling Idra Ricci di Fructis al pistacchio. Qui vale lo stesso discorso della pelle, dipende un po' da cosa cercate da un prodotto, dalla vostra tipologia di pelle. In questo caso dipende tutto dalla mia tipologia di capello. Allora, io sono una riccia naturale, non so se in qualche video probabilmente avete visto qual è il mio riccio, e ho capelli abbastanza sottili. Ora sto facendo anche una cura per rispessire un po' il capello, però di base ho dei capelli sottili. L'Idra Ricci di Fructis al pistacchio me li va ad appesantire troppo e questo fa sì che il riccio non prenda volume, me li schiaccia, me li rende molto pesanti, molto uniti, molto attaccati, non so come dirvi, ma non è quel bel riccio leggero e vaporoso, al contrario è pesante e appiccicaticcio, non mi piace l'effetto che fa sui miei capelli. Come crema styling la devo bocciare. Anche se unita al gel hard cemento di Fructis rende un pochino di più. Cosa voglio dire? Che questi due prodotti insieme funzionano bene, bisogna calibrarli, nel senso che se io vado a mettere, non so, 3 pump di crema Idra Ricci, andrò a mettere una piccola noce di gel hard cemento e andrò a creare quel mix perfetto che andrà a dare definizione ai miei capelli. Ho notato che se ne utilizzo troppo ovviamente il risultato sarà disastroso, utilizzato da solo su di me non funziona, unito all'hard cemento e utilizzandone appunto poco riesce a lavorare bene. Questa è una combinazione che ho dovuto trovare nel tempo. È un prodotto che si può utilizzare benissimo anche senza phon, quindi soprattutto l'estate io ve lo consiglio se volete creare uno styling naturale, se avete un riccio naturale, e poi farli asciugare all'aria. Però non ve lo consiglio se come me avete i capelli sottili. Quindi per me questo prodotto è bocciato. Per quanto riguarda il gel hard cemento, stessa cosa. Non è un prodotto che mi sento di promuovere al 100% da solo. È sempre un prodotto che deve lavorare con altri prodotti. L'inci non è il top. Sono 200 ml di prodotto. Faccio che dice perché comunque in quanto a fissaggio ci siamo. Anche questo, se volete utilizzarlo come styling per capelli ricci, lo dovete dosare bene, perché potrebbe andare ad indurire troppo i capelli, a dare un effetto che magari non vi piace. Per questo io mixo insieme questi due prodotti. Come combo funziona, ma separati no. Gli do la sufficienza soltanto insieme.
Altro prodotto per capelli che ho utilizzato quest'inverno è lo shampoo 2 in 1 al latte di mandorla e bacche di acai dell'antica erboristeria. È un prodotto al 100% di origine vegetale. L'inci è buonino, non è del tutto da buttare, anche se ovviamente non parliamo di un inci 100% bio. Lascia i capelli morbidi, forse non ve lo consiglio se avete la cute grassa. Essendo un 2 in 1 e addirittura nutriente, è indicato forse per chi ha capelli secchi, ma proprio anche per chi ha la cute secca. Per chi ha la cute grassa, i capelli non vi durano molto tempo puliti. Io ho cute grassa, lunghezze secche, una combo non proprio facilissima da gestire, quindi devo dire che per quanto riguarda le lunghezze mi piace l'effetto che fa questo shampoo perché li lascia morbidi, idratati. Per quanto riguarda la cute mi durano poco puliti, quindi sinceramente l'ho provato ma non lo ricomprerei, ma non lo voglio bocciare perché non è male come shampoo. Gli diamo la sufficienza, promosso. Veniamo ora all'ultimo prodotto. Come potete vedere, i prodotti per il viso erano molto molto di più, quelli per i capelli un po' meno, ma perché sto provando tante cose prima che le finisco tutte, ci vorrà del tempo. Questo prodotto è strabocciato. Raga, veramente ve lo dico con tutto il cuore, non spendete i vostri soldi per questo prodotto perché ci andrete soltanto a rimettere. Allora, sto parlando del Color Fresh di Vella, che sarebbe un bagno di colore che va a tonalizzare, se non fosse che questa tonalizzazione dura veramente pochi lavaggi. Vabbè, se siete passate ad una routine bio non lo prendete proprio in considerazione, immagino che utilizziate le erbe tintorie. Inoltre non mi è piaciuta per niente la colorazione, non è durata niente sui miei capelli e man mano che scaricava dava un colore ancora più aranciato. Mi ha veramente delusa. Tra l'altro, visto su Amazon, ha un costo che si aggira intorno alle 10 euro, dalle 7 alle 10 euro. Io l'ho pagato quasi 20 euro perché l'ho preso al negozio di fornitore per parrucchieri. Mai più, veramente mai più, facevo prima a farmi una tinta. Avrei fatto molto molto meglio. Strabocciato. Non ve li porto spesso questi video, però vi prometto che man mano che finisco tutti i prodotti che utilizzo vi porterò la recensione, perché mi fa piacere darvi la mia opinione, dirvi un po' come mi sono trovata. Come sapete, io cerco sempre di dare delle recensioni oneste. Spero in questo modo di aiutarvi anche a scegliere ciò che comprate. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questi prodotti, se li avete mai utilizzati, come vi siete trovati, perché anche io ho molto da imparare da voi. Spesso mi consigliate delle cose ottime e quindi io vi ringrazio tantissimo. Nulla, se questo video quindi vi è stato utile, mi raccomando, lasciate un bel pollice in su, ricordatevi di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i contenuti che escono qui sul mio canale. Seguitemi anche su Instagram, spesso lascio dei sondaggi, delle storie, cerco di coinvolgervi anche lì, quindi seguitemi su Instagram e soprattutto se volete essere salutati nel prossimo video. Io vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo qui ogni settimana con nuovi video. Mua.